Qui bisognerebbe, per quanto mi riguarda, ridimensionare, per quanto mi riguarda, per quanto, come dire, il destino mi porta a dire, ridimensionare da un punto di vista personale, non soltanto il concetto di arte, ma il momento, questo momento che stiamo vivendo adesso, nel senso che io dico quello che ho dentro ed è molto più semplice a comprendersi. È vero che l'arte non è realtà, condivido, però è un discorso talmente ampio che dobbiamo cercare di inserirlo nel piccolo segmento del qui ed ora, e forse ci intendiamo meglio. Io quando sono entrato qui e ho visto i lavori della signora Maria Pia, mi ha anche raccontato appunto questa sua vita da avvocato, che un'altra vita che mi ha colpito, però non più di tanto, perché è tipico di tanti artisti, di tanti grandi artisti, scrittori, poeti e anche e soprattutto pittori, che vengono da un altro lavoro, o meglio, vedendo l'altro loro lavoro si capisce perché si sono accostati alla pittura, alla ricerca appunto di una realtà che insomma è quella dell'arte. Per me la vita è arte, volendo dare una risposta, la vita stessa, per cui io vedo le cose da questo punto di vista, ed è la comprensione di quello che non si vede, la comprensione dell'invisibile. Faccio gli esempi degli artisti dei quali parlavo, dico artisti, per esempio Herman Hesse, se andate a vedere, lui per vincere la depressione è diventato, ha fatto degli acquarelli straordinari. C'è un libro che è uscito da poco di Carl Gustav Jung, da poco vuol dire da 6-7 mesi, e si chiama Il Libro Rosso, ci sono due edizioni, uno da 70 euro, l'altro mi pare che costa 100, 115 o 120. Ci sono tutti i quadri di Carl Gustav Jung che hanno valore rilevante rispetto alla lettura che in qualche modo si può fare. Altresì, Pirandello Luigi ha fatto una sessantina dei quadri, di lavori, alcuni dei quali sicuramente ha ispirato il suo figlio Fausto Pirandello. E mi ha raccontato Pierluigi Pirandello, nipote di Luigi Pirandello e figlio di Fausto, mi ha raccontato come è abbastanza curiosa questa cosa rispetto al modo di vedere la realtà. Sono tutti modi diversi, cioè non si può dire che Pirandello, Luigi, che ha influenzato il padre con questa passione per l'arte, sia minore di Fausto Pirandello, cioè anzi Fausto come pittore è decisamente più grande. E mi ha raccontato una cosa che mi ha colpito, ancora ci sto riflettendo. Mentre Fausto Pirandello dipingeva il famoso ritratto di Luigi Pirandello, fra i due è nata una discussione fortemente accesa, talmente accesa sulla pittura, ed ecco perché il qui ed ora diventa particolarmente interessante, che hanno litigato ferocemente, e non si sono più rivisti per molti mesi. Su che cosa hanno litigato? Su un principio riguardante la pittura, relativa al fatto che Luigi Pirandello considerava, non voleva considerare la passione di Fausto, che era Cézanne. Per lui Cézanne non valeva nulla, o valeva poco, per cui c'è stato proprio questo litigio, questa distinzione. Hanno litigato su un fatto, come dire, intellettualistico, interpretativo del senso dell'arte, ma talmente tanto, evidentemente sotto c'erano anche degli altri problemi, che non si sono proprio frequentati, rivisti per mesi, insomma, no? Per lui invece era più attaccato alle arti figurative. Avete citato, cioè dico entrando, lo dico alla fine, cosa mi è successo dentro. Posso dire una cosa? Prego. Dire che la vita di sua, per esempio, è arte, è un bel successo nella vita. Grazie. Poter dire che
grazie. Veramente è il più grande, penso. Grazie, ma in effetti parla di un tragitto lei, no? Che ti porta, e io ho cercato di significare il tragitto, cioè da altri mestieri se ne fanno poi altri che hanno comunque a che vedere con l'arte. E la vita stessa è arte. A me, la persona più intelligente che io abbia mai conosciuto era analfabeta e firmava con una croce. Per cui tutta la realtà e l'arte mostra poi la realtà invisibile, ecco perché la vita è arte. Lo stesso Luigi Pirandello, ecco, ha detto, perché entrando qui, diciamo, lo dico subito così affrontiamo il problema. Secondo me, da quello che vivo e che ho vissuto crescendo poi al liceo artistico con grandi artisti di allora, di sempre in verità, Luigi Pirandello dice testualmente: imparerai a tue spese che ogni giorno incontrerai moltissime maschere e pochissimi volti. Quando sono entrato qui e ho avuto questo impatto con i lavori di Maria Pia, mi consenta di chiamarla così, mi è subito venuta in mente questa realtà, la distinzione che c'è appunto fra la maschera e il volto. Perché credo che la cosa più evidente che Maria Pia in qualche modo ci racconta qua con queste opere è proprio quest'invisibile, questo confine che c'è fra la maschera e il volto. Perché il volto non è ben delineato come si dovrebbe. Se ci pensiamo bene, relativamente al fatto che la vita è arte, il nostro volto, il nostro vero volto, noi non lo vediamo mai. Ma lo vedono gli altri. Perché? Perché anche quando ci mettiamo davanti allo specchio, noi assumiamo un atteggiamento, capito, che è il nostro, relativamente a noi. Ma quando siamo pensosi, quando siamo ci scappa una risata, quando siamo preoccupati, questo lo vedono gli altri e quello è il nostro vero volto, no? Quindi qui c'è innanzitutto questa realtà del raccontare il vero volto, qual è? E c'è, come dire, l'apertura della porta, guardate che la realtà è un'altra, perché la realtà poi è sempre più ampia, è sempre molto più ampia di quanto noi non possiamo pensare. L'arte mostra squisitamente questo. E spesso gli artisti, io direi sempre, hanno in tutte le opere che fanno, e non arrivano nemmeno a capire tutte le interpretazioni che si possono dare dell'opera stessa, cioè l'ampiezza delle interpretazioni. Per me qui siamo alla frase di Pirandello e non, insomma, credo che sia la cosa più vicina alla realtà. Volendo considerare il qui ed ora, e qui magari chiudo questa prima manche. Lei ha citato istintivamente, proprio perché no, istintivamente ha citato Caravaggio, che lui ha raccolto immediatamente, e Pollock. No, però guardi che mi invita a nozze in questo senso, perché per me la realtà è pur sempre contenuta in tutte le realtà della vita, in sostanza, no? Anche dal punto di vista artistico. Ebbene, io ritengo che fra i due, vediamo le analogie, intanto hanno vissuto la stessa esistenza, lo stesso tipo di esistenza, un'esistenza oltre i confini, un'esistenza che li ha portati a morire, e l'arte stessa li ha portati a morire, perché se avessero vissuto un'altra vita forse sarebbero campati di più, voglio dire. Pollock, con tutta la sua vita estrema, volendola vedere dal periodo più vicino a noi, di alcol, di amori sempre incerti, di esagerazioni, no? E anche di esagerazioni con se stesso in pratica, di momenti particolarmente difficili, morto peraltro in un incidente, in stato di ubriachezza, voglio dire, vissuto sempre oltre i confini. E quando gli chiedevano: ma quando è finito un quadro? Lui sa cosa ha risposto? È finito quando è finito, perché non c'è una risposta a questo lavoro. Peraltro Pollock
con i suoi lavori, e ha cominciato, diciamo, con un astratto prima fatto di figurazioni, ma poi con le sue colate di colori, e ha vissuto tutto quanto un tragitto, esattamente come Caravaggio, che vive una vita altrettanto sciagurata per certi, sotto certi profili, rispetto alla vita, non rispettando certo l'esistenza, non si è fatto mancare nulla. Insomma, le persone con le quali ha avuto a che fare, insomma, parliamo di omicidi, parliamo di tante altre realtà, eppure in tutti i posti dove è stato, in tutti i posti dove che ha toccato, hanno lasciato il segno sulla vita di Caravaggio. E di Caravaggio, da Piazza del Popolo fino a San Luigi dei Francesi, se ne trovano sei addirittura. E bisognerebbe fermarsi pure a Sant'Agostino. È veramente un tratto molto, molto magico. Secondo me, fra i due, da un punto di vista artistico, non c'è nessuna differenza, perché entrambi hanno interpretato il loro tempo, o meglio, Pollock ha segnato la vita di tutti i pittori astratti dell'epoca, anzi l'ha determinata, come Caravaggio. Nel 1950 di Caravaggio si parlava poco, non era considerato, prendete i libri di storia dell'arte dell'epoca e vedete che Caravaggio è messo da una parte, non è inserito con l'importanza che gli si dà oggi, perché poi è il tempo che fa giustizia. E adesso parliamo del tempo, il tempo che non esiste, il tempo che è il tempo dell'uomo. Noi abbiamo sentito il rumore, che per noi si traduce in rumore, delle onde gravitazionali dopo il viaggio che hanno fatto le onde gravitazionali 1.800.000.000 di anni fa. Noi le abbiamo sentite adesso, e non possiamo dire di non averle sentite adesso, perché così, fra l'altro, sono stati gli americani e gli italiani, guarda tu, Caravaggio e Pollock, se vogliamo in qualche modo cercare delle analogie. Ma l'interpretazione del proprio tempo di Caravaggio è indiscutibile, perché noi abbiamo conosciuto il tempo di Caravaggio e con la sua vita, e la vita ha lo stesso valore delle opere d'arte, anzi forse ne ha di più per comprenderla, e con Pollock. Pollock ci parla proprio del tempo. E come ce ne parla? E qui finisco. Caravaggio ci ha descritto il suo tempo, e non avremmo mai saputo noi, se non ci fosse stato saputo, quegli spazi di casì. Conosciamo la vita dei Borgia, conosciamo tante realtà, voglio dire, no? Però come opere d'arte non le avremmo mai conosciute sotto questo profilo. Cosa fa Pollock con il tempo? Perché quella di Pollock si chiama action painting, pittura di azione? Perché lui compie un'azione, e ogni volta quella colata che lui fa, che fa sulla tela, anche se c'è tutta una pittura precedente, secondo me, di uguale importanza, cosa vuole fare? Lui ferma il tempo. Noi rivediamo quella colata adesso, oggi, e la vedremo sempre così, per cui quella colata rimane ferma, fissa nel tempo. Esattamente come i suoi lavori, che sono, come dire, sfumati nel tempo, perché c'è un'interpretazione di oggi rispetto al mondo di ieri. Quanti significati si possono trarre relativamente, diciamo, a questa visione e a queste analogie che avete fatto relativamente al qui ed ora? Molti, molti, ma forse tutti si possono tradurre in la vita e arte. Grazie. Grazie a te, Pippo, per questa